Ehi là, amanti del cinema, io sono la Vero e oggi guarderò il teaser trailer di Alice attraverso lo specchio. Oh mamma! Allora, partiamo dal fatto che Alice in Paese di Meraviglie di Tim Burton non era bello per niente. Sì, poteva essere creativo, ma questo è quanto. Però io sono andata a vedere lo stesso al cinema, perché ho un grave caso di Tim Burtonite. In cosa consiste? Che sono obbligata a guardare ogni singolo film diretto da Tim Burton. Perché? Perché punto. E questo mi ha fatto piuttosto male in questi ultimi anni, uno peggio dell'altro, culminato con appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, che tutti definivano la combinazione perfetta, il regista perfetto con la materia perfetta, combineranno un film, wow, bellissimo, e invece no. Beh ragazzi, avete visto tutti Alice nel Paese delle Meraviglie e tutti lo avete trovato ridicolo, che non c'entrasse nulla con la materia prima, personaggi che avevano in comune solamente il nome con quelli originali, un'Alice annoiata di essere nel Paese delle Meraviglie, che non veniva nemmeno chiamato così nel film, non mi ricordo come lo chiamavano ma non importa, Johnny Depp che faceva Jack Sparrow versione cappellaio matto, l'unica cosa divertente era la regina di cuori appunto interpretata da Helena Bonham Carter e basta. E poi una battaglia con un drago che non c'entrava molto con Alice. E poi la danza, meglio cancellarla dalla nostra mente. E mi stupisco di aver scoperto che esistesse questo trailer solo ieri, visto che è un trailer che ho notato uscito a novembre. O l'ho evitata io nel mio subconscio, oppure nessuno le ha dato troppa attenzione. E questo è già una brutta cosa, sapendo che questo film uscirà a maggio di quest'anno. Però vabbè, magari solo perché è un teaser, forse per quello. Che altro c'è da dire? Niente, guardiamo il teaser e immergiamoci nel mondo di Alice ancora una volta. No, questo è creativo, dai. Gli do questo alla Disney. Sei stata via troppo tempo, Alice. Ci sono faccende a cui potrebbe giovare vedere che è sempre bella annoiata. Gli amici non vanno trascurati. Dai, questi set con gli orologi sembrano creativi. Primaviglie. E action! Perché ovviamente Alice ha bisogno di azione, giusto, no? Il tempo è un uomo. Ed è meglio non farselo nemico. La prego, signore, il cappellaio è in pericolo. Il cappellaio è sempre in pericolo. È scaduto il tuo tempo. Quelle sono fare un Cohen. Ciao Alice. Ed è tornata la regina rossa. Johnny Depp è sempre esagerato. Aspetta un attimo. Non è diretto da Tim Burton? È solo prodotto da Tim Burton? Ma questo cambia le cose. Questo vuol dire che non lo dovrò vedere per forza. Ottimo! A quanto pare il regista di questo film è James Bobin. Ha della sua che ha diretto gli ultimi due film dei Muppets, che ho visto entrambi e entrambi mi sono piaciuti veramente tanto. Quindi non so cosa aspettarmi. Ma ora parliamo del trailer. Non mi convince più di tanto. Sembra la stessa trama del primo film. Alice che non è stata tanto nel Paese delle Meraviglie. È successo qualcosa che solo lei può fermare. C'è il cattivo minore che è la Regina Rossa e poi c'è il cattivo principale che è una creatura strana. In questo caso appunto un uomo orologio, mentre prima era un drago. Santo cielo, inventatevi un'altra trama, ragazzi! Appunto, ritornano tutti i personaggi. Ritorna il cappellaio matto, appunto, che è da salvare. Ritorna la regina bianca, non so perché per forza debba tornare, sinceramente, se è un'altra trama. Ritorna la regina rossa, anche lei, non so perché, visto che è un'altra trama. Ci sono così tanti personaggi nei libri di Alice, ce ne sono tantissimi che non vengono menzionati neanche dalla versione di Disney. Mettete loro dentro! Potete fare dei riferimenti agli altri personaggi, ma poi basta. E da quello che ho visto lì, da quello che ho visto nel trailer, pare che questi personaggi qua abbiano un ruolo abbastanza sostanzioso. Pare ci siano più colori, il che è sempre ben apprezzato. Hanno avuto molta creatività con uno dei set che sembrava all'interno di un orologio. Quello era forte. La cosa un po' triste di questo trailer è che nella versione originale è Alan Rickman, che come tutti sapete è venuto a mancare un po' di tempo fa. E pensare che questo sarà uno dei suoi ultimi film mi fa un po' di
di tristezza. Mi fa sempre un effetto strano vedere o sentire attori o personaggi che sono già morti prima dell'uscita del film. Mi è successa un po' la stessa cosa con Philip Seymour Hoffman in Hunger Games, Robin Williams nella Notte al Museo 3 e soprattutto con Heath Ledger per Joker, appunto, nel Cavaliere Oscuro. È strano che sia questo il trailer che mi faccia pensare queste cose qua. Spero che il film mi faccia giustizia, almeno quello. Giusto per ricordarvelo, Alan Rickman interpretava il ruolo del Brucaliffo, dandogli la voce, basta, perciò se lo vedete in italiano questo film non sentirete probabilmente una delle ultime performance di Alan Rickman, ed è un peccato. Cioè, quando si dice che dal doppiaggio italiano si perde una buona parte dell'interpretazione degli attori, in questi casi si perde tutta l'interpretazione dell'attore. Scusate se è diventato un tema molto pesante, però così è la vita. Che ci possiamo fare noi? Nella descrizione vi lascerò il link per il teaser completo, sia in italiano che in inglese, perché va sentito Alan Rickman, mi spiace. Gli dobbiamo almeno quello. E invece voi cosa ne pensate di questo teaser? Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi e continuate ad andare al cinema. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!